Persino a scuola. No. Non era colpa sua. Lui combatteva per degli ideali e loro l'hanno messo in croce. Voleva esibirsi alle scuole superiori, ma... No, 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 gliel'hanno impedito loro. Loro l'hanno messo al bando. Hanno cercato di fotterlo sempre, dovunque andasse. So bene che significa. Eddie, se l'è voluto lui, non te ne rendi conto? Era prigioniero del suo personaggio ormai. Se l'è voluto lui, Eddie. Ho una cosa per te. Sai cos'è? È l'ultimo disco lasciatoci in eredità da Carr. Sì. Hanno cercato di metterlo al bando? Ma fregati. È qui dentro. Vuoi trasmetterlo? A mezzanotte di Halloween. Così voleva Sammy. Oh. Perché pesa tanto? È una matrice, un disco professionale. E di quello che hai tra le mani in questo istante è l'unico esemplare esistente al mondo. Fantastico. Sì. Dai, davanti. Su, dammelo. Tieni. Vuoi scherzare? Non hai appena detto che volevi suonarlo a mezzanotte di Halloween? Sì, infatti, l'ho già inciso su quel nastro. È fottutamente vivo. Anche lui sarebbe felice che l'avessi tu. Sai, è un regalo favoloso. Davvero favoloso! Favoloso! Edward, non ti ho visto a trigonometria. Pensavo che l'affare di Sammy Carr ti avesse completamente steso. Già. Sto bene. Sul serio, stai bene? E io sto bene, capito? Oh, d'accordo, sono contento che tu stia bene. Ciao. Sei Eddie, vero? Sto bene. Ah, sì, sì. Avrei qui una cosina per te. Ah, oh, già, così non... al diavolo. Sai, Tim e gli altri a volte il loro spirito è un po'... Lo so, già, che vuoi farci? Vieni al piscina party stasera. Piscina party? Sì, oh sì, certo, questo piscina party è, sì, una festa in piscina. Perché non ci fai un salto? Verso le 8:30, subito dopo la chiusura. Sì. Ti piacerà? Potrei anche venirci. Bene. Arrivo ragazzi! Eccolo!
Che cavolo ci fai qui? Niente. Allora smamma, stronzo. Ho un appuntamento. Con chi? Ehi, ce le hai le orecchie, stronzo? Un momento, aspetta. Voglio solo chiederti una cosa, d'accordo? Me lo cucino io, piccolo. Senti, non sei ancora stufo di comportarti come un vermiciattolo? Un vermiciattolo? Vattene via, coglione! Perché non riesci a comportarti come gli altri? Non so di cosa parli. Aspetta, se non fossi così verme, capiresti di che cosa sto parlando. Su, sbattiamolo fuori, quel fottuto. Ti interessa proprio l'elezione del comitato studentesco? Ehi, forza, la ripulita! Basta! Lasciatemi! E lasciatemi! Guarda come sporca l'acqua! Che ti fai Eddie con quello stronzo? Eddie! Eddie! Non voglio parlarti. Mia madre è tornata a casa un po' in ritardo. Ho dovuto aspettare. È tutto un sacco di stronzate! Tutti a sfottere Eddie, fa ridere, no? Brutte facce da culo! Mi dispiace. Gliela farò pagare a tutti quei bastardi. Non so come, non so quando, ma gliela farò pagare. Sei